spaccata la concessionaria di via San Rupertini a Pesaro, ladri in fuga con 3 moto da cross. Bollette raddoppiate, nessun aiuto da parte dello Stato, lo sfogo di Leonardo Vitali che esclude la guerra russo-ucraina dalle cause principali dei rincari. Intanto le famiglie cercano di adottare comportamenti virtuosi per abbassare i costi in fattura. Si cercherà di tenere accesi i termosifoni il meno possibile. Nuova pavimentazione, arredi e punti luce, ecco come sarà l'ingresso della passeggiata dell'Esippo a Fano. I lavori si concluderanno entro la prossima primavera. A Pesaro, ruspe in azione in Piazza del Popolo per l'avvio dei lavori di riqualificazione. Inclusione, arte e cultura, la festa di una notte di fine estate ha chiuso alla Rocca Malatestiana la 5ª edizione di Impronte Femminili. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito dai nostri titoli, i ladri sono entrati in azione nella notte alla concessionaria Yamaha in via San Rupertini sull'interquartieri di Pesaro. Il gruppo criminale, forse composto da 4 persone, dopo aver rubato una Mercedes Serie A da una carrozzeria di Osimo, ha lanciato l'auto contro la vetrata della concessionaria. Nel colpire l'ingresso della struttura, il veicolo è finito contro un palo portante ed è ceduta una parte del soffitto. Nonostante il violento impatto e l'impianto d'allarme entrato in funzione, i malviventi sono riusciti a caricare su un furgone 3 moto da cross del valore di circa 30.000 euro e poi a darsi alla fuga. Sul caso indaga la polizia, che ha acquisito le immagini registrate dalle telecamere. Il caro energia che non fa dormire sonni tranquilli agli italiani che sono preoccupati per i mesi invernali. Anche l'imprenditore Leonardo Vitali, che ha ricevuto bollette raddoppiate, auspica un aiuto da parte dello Stato. Nessuno ci ha aiutato, associazioni di categoria comprese che non mi hanno mai interpellato. Viviamo male perché non sappiamo che cosa ci aspetta alla fine del mese. È lo sfogo di Leonardo Vitali, socio del Pino Bar di Fano, che già lo scorso anno aveva denunciato pubblicamente gli aumenti improvvisi in bolletta. Si diceva che forse era questo Covid che creava dei problemi, perché eravamo chiusi, ma essendo chiusi non doveva esplodere il caro energia. E devo ricordare che l'anno scorso, nel mese di giugno, la guerra in Russia non esisteva. Per cui, secondo me, i motivi per cui questo caro energia a livello nazionale è così aumentato a dismisura è perché lo Stato, per fortuna devo ringraziare lo Stato, che ci ha aiutato nei momenti difficili, con dei bonus, i bonus bicicletta, i bonus televisore, i bonus vacanza, i 110, reddito di cittadinanza, tutte gran belle cose che però, secondo il mio punto di vista, oggi lo Stato si vuole riprendere in qualche maniera quei soldi che ci ha imprestato. Le bollette che mi sono arrivate sono raddoppiate, ha proseguito Vitali, e ora ci troviamo in difficoltà, sono cifre esagerate. Una bolletta di 13.700 euro un mese, il mese di giugno scorso, dove io con questa compagnia non ho nulla a che vedere perché non l'ho mai interpellata, sono subentrate a fornitori falliti. Quanti caffè dovrebbe vendere per pagare queste cifre? Aumentare un caffè è un cane che si morde la coda, nel senso che se io aumento il caffè, al posto di farne 100 ne faccio 80, 70, 60, perché non tutti più si possono permettere di venire a comprarmi il caffè, di fare una colazione, di mangiare un gelato. Qui noi dobbiamo chiedere che ci vengano diminuite le spese. I fornitori si trovano in difficoltà come noi, ha aggiunto l'imprenditore, così come i clienti a cui gli stipendi non sono aumentati. Quando qui arriva un pensionato o arriva un operaio che la sua busta paga o la pensione è sempre quella, lui come fa a far fronte? Io vendo un prodotto non primario, del gelato e del caffè si può fare a meno, per cui le dico che il mio inverno sarà bellissimo se lo Stato ci aiuta, se lo Stato non ci aiuta non lo so dove andiamo a finire. E i rincari non colpiscono solo i negozi e le imprese ma anche le famiglie, allora sentiamo le interviste che ha realizzato Cristiana Guerra. Lei ha già ricevuto le prime bollette? Qualcosa sì, ma ho cambiato casa da poco, quindi ancora devo capire un po'.
Sono già però aumentate rispetto all'anno scorso? Le dico, ho cambiato, non ho più gas, ho solo elettricità, quindi ho dei propri sistemi di riscaldamento, energia diversi. Quindi al momento il confronto rispetto all'anno scorso non lo posso avere. Sicuramente però sarà un inverno difficile. Ma comunque sì, quello sicuramente. Ha già visto degli incrementi? Sì, sì, in abbastanza. Quanto? Il doppio. Sia sulla luce che sul gas? Più che altro sul gas, più che sulla luce. Anche perché poi io ho a casa il teleriscaldamento, che è una cosa che c'è a Pesaro. Quindi sicuramente è una cosa che pesa sull'intera famiglia. Come pensa di affrontare quindi l'inverno? Adesso siamo appena all'inizio della stagione. Si cercherà di tenere accesi i termosifoni il meno possibile, soltanto quando siamo in casa. E quindi se prima invece tenevi aperto per più ore durante il corso della giornata, invece adesso soltanto nei momenti che sei a casa che puoi usufruire del calore, insomma, e basta. Chiudendo un po' di elettricità e raccogliendo dei pezzettini di legno per far sì che almeno il mio camino a casa possa funzionare, chissà mai. La situazione è un po' allarmante, il discorso del caro bollette, il caro benzina, qui aumentano di tutto di più. Diamo il potere ai nostri politici, vediamo che cosa si potrà utilizzare per il futuro. In questo momento io, da povero cittadino onesto, posso andare avanti e cercare di mantenere quello che posso fare. Già l'anno scorso abbiamo avuto due o tre bollette veramente insostenibili, non lo so. Quest'anno è già aumentato? Sì. L'inverno si dice che crescerà ovviamente ancora di più. Se ne abbiamo parlato prima con un titolare di un ristorante, triplicata, non so come faremo, non paghiamo. Sono fortunato che prendo una ottima pensione, perché se no, però qui dove si va? Come si fa ad andare avanti, infatti, una famiglia con un reddito normale, con due figli? Fa fatica, sì. Io ho ragazzi, ho due figli sposati che economicamente sono autosufficienti, quindi no. Cerco di risparmiare, uso meno la luce, meno l'aria condizionata, ho due studi, quindi cercherò di risparmiare anche lì. Abbiamo ricevuto con un certo aumento, diciamo però del 50% rispetto a prima, perché probabilmente in estate abbiamo consumato di meno. Bisogna pure tenere basso il costo unitario dei kilowattora, voglio dire, trovare una maniera politica di abbassare i costi, perché anche dilazionare, però i soldi sono sempre quelli, no? Un incidente è avvenuto ieri sera dopo le 20 nella rotatoria di Ponte Metauro a Fano. Una fanese di 31 anni era in sella alla bicicletta e con lei c'era anche la figlia di 2 anni quando un'auto condotta da una 35enne le ha tagliato la strada per svoltare a destra in via della Tombaccia. La ciclista e la bimba sono cadute a terra. La figlia è stata portata all'ospedale di Fano e poi è stata affidata alla nonna, mentre la 31enne è stata trasportata in ambulanza ad Ancona. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge. Addio al brutto ingresso per la passeggiata dell'Isippo a Sassonia di Fano. L'amministrazione comunale ha presentato un nuovo progetto che prevede un accesso più grande, una nuova pavimentazione, arredi e punti luce. I lavori verranno terminati entro la primavera del prossimo anno. Tutti i particolari nel servizio che ha realizzato Filippo Pucci. Sull'entrata della passeggiata dell'Isippo di Fano sono numerosi i servizi e le segnalazioni arrivate in questi anni alla nostra redazione, tra incuria, pericolosità della rete e della siepe, spazi ristretti e poca illuminazione. Tutti punti a sfavore che non valorizzano questo tratto che conduce fino alla statua dell'atleta nel cuore del porto turistico fanese. Dopo tanto tempo, questa mattina l'amministrazione comunale ha presentato la nuova visione di questo camminamento. Come vedete da questo rendering, il piccolo ingresso diventerà un largo a tutti gli effetti, permettendo un maggior scorrimento sia in entrata che in uscita. Un progetto realizzato grazie alla collaborazione del Fano Marine Center dell'Università di Bologna, che ha concesso una porzione di terreno per ampliare l'accesso. Questo ingresso, diciamo, sarà caratterizzato da una sistemazione a verde, da una piantumazione di alberi, arbusti e di piante fiorite. Con la realizzazione di 130 metri lineari di recinzione in lamiera stirata
in acciaio e quindi diciamo un tocco di modernità, di contemporaneità nel nostro diciamo lungomare. E insieme a questa lamiera stirata diciamo avremo anche la realizzazione di un nuovo ingresso al laboratorio di biologia marina e questa lamiera sarà colorata blu come diciamo è il laboratorio e blu come sono i termini diciamo in riferimento al mare insomma sostanzialmente. Sarà realizzato inoltre la pubblica illuminazione, quindi 5 pali della pubblica illuminazione, la realizzazione di arredi e la pavimentazione in ghiaia disattivata, proprio come diciamo la darsena borghese. Il costo dell'opera è di 220.000 euro, 20 dei quali messi a disposizione dal Fano Marine Center. In un secondo momento, nell'area del laboratorio di biologia marina, verrà realizzato un info point, ovvero un piccolo spazio dedicato all'informazione turistica con le tecnologie multimediali. Stiamo cercando di recuperare dei luoghi non vissuti. Rigenerare uno spazio significa proprio andare a lavorare dove quello spazio prima non aveva vitalità. Oggi lo avrà. L'ingresso dell'ISIPPO presto, anzi proprio per primavera, avrà la sua visitabilità perché naturalmente potranno fruire più persone, favorendo tutto quello che è un luogo anche di nuova socialità, perché appunto le persone potranno anche sostare verso una passeggiata che per noi ha un'identità assoluta. Il Lisippo per noi è un simbolo della città dal 1964, quindi noi abbiamo sempre più bisogno di creare un'interconnessione tra quello che è il mondo della cultura che ci appartiene con quello che poi è la fruibilità di questi spazi. E invece a Pesaro sono partiti i lavori in Piazza del Popolo. È stata transennata ed è già iniziata la rimozione dei sanpietrini. Piazza del Popolo a Pesaro è pronta a rifarsi il look grazie al piano di lavori di straordinaria manutenzione predisposto dall'amministrazione comunale. Ad illustrare i dettagli del cronoprogramma è l'assessore al fare Riccardo Pozzi. Un quartiere importante, sicuramente centrale e delicato nei tanti interventi che stanno caratterizzando questo autunno pesarese, ed è un intervento questo da 600.000 euro che darà un nuovo splendore e una nuova luce alla Piazza del Popolo. È un intervento questo che è stato preceduto da un georadar realizzato insieme alla sovrintendenza e quindi al Ministero, al MIC e all'Università di Urbino che ci consente di avere maggiore sicurezza nel momento in cui andremo a effettuare gli scavi e la sostituzione dei sanpietrini esistenti. I lavori proseguiranno per 2 mesi, aggiunto l'assessore, per poi allestire la piazza per gli eventi natalizi. In questa prima fase si interverrà solo in una parte, per poi proseguire a ottobre nell'altra metà, quella che va dalla fontana al municipio. Il procedimento sarà lo stesso e prevede la rimozione dei sanpietrini, la sistemazione del manto e il riposizionamento dei sanpietrini. In entrambi i casi sono previsti anche gli interventi di riqualificazione della rete di sottoservizi. La terza tappa sarà nella fascia laterale della piazza, davanti alla sede del comune. E cercheremo poi, a seconda di quello che troveremo sotto, ovvero delle condizioni del sottofondo e di come si riuscirà a lavorare anche a seconda delle condizioni meteorologiche, cercheremo di arrivare per metà novembre con una piazza che nel 90% almeno è completamente riqualificata. Pozzi ha poi ricordato gli altri lavori in corso e in programma, come quelli di asfaltatura che rientrano nel piano da 1.300.000 euro. Siamo partiti da quelle di collegamento delle zone diciamo delle scuole, quindi prima dell'avvio dell'anno scolastico siamo partiti più in prossimità degli edifici scolastici, via Solferino, via Togliatti, poi arriveremo in tutte le strade previste dal piano asfalti entro la fine di ottobre. Sono lavori importanti, lo stesso anche nel centro storico dove stiamo provvedendo alla sostituzione del manto dei sanpietrini nella zona di via Passeri. Concluso quel cantiere lì andremo su piazzale Primo Maggio per la sostituzione del selciato. E questi sono solo i principali interventi sulle strade. In realtà ci sono tanti altri cantieri che sono partiti e che stanno partendo nelle scuole, penso al cantiere di Via Fermi, nella scuola di Via Fermi, dove un lavoro per più di 600.000 euro stanno interessando tutta la parte di impiantistica della scuola e della palestra.
E adesso le vostre segnalazioni. Allora, partiamo da Fosso Seiore davanti al distributore di carburante vicino ai bagni numero 5, perché un telespettatore oggi è tornato a chiedere l'intervento del comune di Fano sulla strada laterale utilizzata da tante auto per il parcheggio. Infatti, come vedete da queste fotografie, ci sono delle vere e proprie voragini. E si attendono i lavori anche nell'asilo di Torrette, nonostante l'imminente riapertura. Già nelle scorse settimane una nostra reporter aveva segnalato delle grosse buche in giardino dove manca anche l'ombreggiante, infiltrazioni d'acqua, infissi da rifare e termosifoni senza protezioni, dunque situazioni pericolose per i bambini. La giunta comunale oggi pomeriggio si è confrontata sul tema del prolungamento della strada interquartieri anche alla luce del parere della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle Marche che, approvando il progetto di realizzazione, ne ha richiesto alcune modifiche. Si è convenuto, si legge in una nota, di valutare, studiare e redigere alcune proposte alternative che verranno presentate in tempi rapidi alla stessa soprintendenza. I componenti della giunta hanno stabilito di individuare tutti gli elementi tecnici e finanziari entro la fine di settembre e di metterli successivamente a disposizione del Consiglio Comunale. Ed ora ci spostiamo alla Rocca Malatestiana, dove si è conclusa, nel segno dell'inclusione, dell'arte e della cultura, la quinta edizione di Impronte Femminili. La festa di una notte di fine estate ha chiuso l'edizione 2022 di Impronte Femminili, la rassegna di arte, cultura e narrativa per le pari opportunità e i diritti umani, che ha fatto dialogare linguaggi e territori eterogenei. Lunedì sera si è svolto l'ultimo appuntamento organizzato dal Comune di Fano e dedicato alle donne immigrate da ogni parte del mondo che conservano nel cuore le origini e le tradizioni della propria terra. Quest'anno la rassegna ha avuto come tema il multiculturalismo, con l'obiettivo di portare avanti una conoscenza per creare una relazione in una casa stabile pubblica come il Paricentro. Sin dal tardo pomeriggio, nei suggestivi spazi della Rocca Malatestiana si sono susseguiti laboratori, sfilate di costumi tradizionali, poesie, ma anche canti e danze popolari, oltre ad una cena multietnica, un incontro conclusivo che ha raccontato l'identità culturale di tanti popoli diversi. Veramente una ricchezza di presenze, di comunità di origine straniera residenti nel nostro territorio che siamo riusciti comunque a coinvolgere in questo percorso grazie anche alle tante associazioni, alle tante realtà comunque che con noi hanno voluto condividere questo lungo articolato percorso che comunque parte dall'8 marzo e si conclude oggi per la quinta edizione di Impronte e un protagonismo forte femminile. Molto comunque c'è molta voglia di esserci, di fare comunità e non possiamo che veramente essere felici di aver condiviso con una giornata di festa e di pace questo percorso. Presidente dell'ambito sono anche qui insomma per valorizzare questo e soprattutto con un'iniziativa importante che c'è stata a Pergola di confronto fra le esperienze, le storie, i racconti, le emozioni delle donne che vengono dall'est. Io credo che iniziative come queste siano indirizzate giustamente verso percorsi di inclusione, percorsi che servono anche per sensibilizzare e costruire una comunità più solidale dove le differenze siano un valore. E termina qua il nostro telegiornale, vi ricordo l'appuntamento di domani mattina alle 7 in diretta con il direttore Marco Ferri per la lettura dei quotidiani, noi invece ci rivediamo domani sera alle 20:30 per una nuova edizione di Occhio alla Notizia, arrivederci.